Ciao ragazze, altro video velocissimo, vi voglio mostrare il Planner Society Kit di rullo di tamburi dicembre. Ebbene sì, mi è arrivato con 2 mesi di ritardo, per fortuna, sono contentissima che insomma l'intoppo sia stato superato. Questo pacco ha viaggiato a una lentezza spaventosa, molte ragazze lo hanno ricevuto in ritardo, io credo di essere stata proprio l'ultima. Faccio il video così, come dicevo l'altra volta, per il kit Cocoa, per metterlo agli atti, almeno insomma sul canale ci sono tutti i mesi che ho preso di abbonamento, mi dispiaceva non farlo. Vediamolo insieme perché io da quel dì avevo smesso anche di sperare e invece quando il postino l'altro giorno me l'ha portato sono stata contentissima. Allora cominciamo dalle carte che sono le più ingombranti. Mi piaceva, cioè mi dispiaceva veramente non ricevere questo kit. Il problema c'è stato perché loro nella spedizione hanno cambiato modalità, quindi anziché la First Mail, mi pare, International, hanno usato la Economy, che non è tracciata. In realtà è tracciata dall'America fino all'ingresso in Italia e me lo dava fermo a Milano, questo pacchettino, dal 31 dicembre, dopodiché il buco nero di Poste Italiane. Comunque, ripeto, tutto è bene quel che finisce. Bene, il mio kit mi è stato consegnato e io sono troppo contenta. Allora, questi sono i soliti fogli di carta. Ve li giro così potete vedere tutte le fantasie. Eccoli qua. Nonostante sia il kit di dicembre, non è un kit tematico a tema natalizio, perché comunque loro non fanno temi relativi alle festività, perché ovviamente non tutti quelli che acquistano i kit vogliono Natale non è per tutti, insomma, quindi va bene così. Mi piacevano questi fiori rossi, mi piaceva molto questa fantasia e sono ultra felice di averlo ricevuto. Allora, questo mese c'era l'astuccio. Io credo che, non lo so, aprirò un banchetto qui sotto casa con tutti gli astucci che sto ricevendo perché sono veramente tanti. Carino, questo è fatto un pochino meglio rispetto a quello Cocoa, eh. Parlo di Cocoa perché ho fatto un video poco fa. Allora, no, ok, vedevo qualcosa che non andava nella zip. Carino, c'ha una doppia zip, una esterna. Questo è carino anche come trousse da borsa, perché poi in effetti tutti questi astucci uno non è che c'ha modo di usarli. E questo è l'astuccio. È fatto in tessuto, vabbè, eccolo qua. Vedete? Bello. Questo bianco mi spaventa un po', però vabbè, lo dovrò trattare bene. Allora, eccola la clip a forma di sedia, troppo carina. Mi dispiaceva non riceverla, mannaggia. Allora, loro queste clip hanno iniziato ad attaccarle su un cartoncino. Bello, vedete lo spessore, no? E in modo che non è semplice cartoncino anche da 200 grammi, che rimane comunque un cartoncino che se voi lo mettete nell'agenda o se spunta fuori si spiegazza. Questo lo vedete, io qui sto spingendo, questo è proprio bello tosto e non si rovina. Ci piace. Ah, ho visto una cosa, la penna. Penna a coroncina. Allora, le penne a coroncina sono un altro mio pallino. Allora, io vi faccio vedere una cosa perché queste, cioè il portapenne che. Eccole qua, adesso aggiungiamo anche lei, rossa con i fiorellini, qualcun'altra sta sparpagliata in qualche agenda che ho in uso, sono troppo carine. Penna a coroncina a posto. Poi vi faccio vedere i tab, perché io non vedo mai dove si apre qui la plastica, odio. Ci sono i soliti 4 foglietti con le scrittine per i tab e i relativi tab. Eccoli qua, senza
senza che perdiamo troppo tempo, perché tanto, ripeto, questo kit e di conseguenza questo video arriva con l'ultimo treno, quindi poi questi abbellimenti, che carino. No, vabbè, allora guardate che bello, la ragazza col mazzo di fiori che le copre il viso, fiori, forbicine, questa è troppo carina, fiorellini, ho ancora macchine da scrivere, questo è lo stesso un po' più piccolo, io qui andrò naturalmente sempre di scanner, perché io me li ritaglio, me ne faccio un miliardo e mezzo e almeno li posso utilizzare a mio piacimento, perché mi dispiace veramente rimanere senza, oppure fare, guardate che carino questo, ancora una macchina, penna, occhiali, no che carino, una spillatrice, un timbro e un quelli per le lavagnette, non mi viene il nome, un chiodino di quelli per le lavagnette, qua che mi sono persa, ah, e il telefono, troppo carino. Allora, poi vedo un'altra cosina che io avevo rimosso, allora, vediamo un po', questi sono degli stencil, e dunque, dove ve li appoggio? Vabbè, no, eccoli, si vedono. Sono degli stencil, mi è appena caduto. Aspettate. Ok. Eccoli qua. Belli. Metto a posto dopo. Timbro. Lo tiro fuori perché altrimenti, come al solito, sulla videocamera spara, ma ho idea che sia anche peggio. Carino. Cuoricini. Belli, bellissimi anche questi timbri. Card. Dunque, in realtà a breve dovrebbe partire il kit di febbraio, gira già qualche anteprima, e carinissimo anche quello. Allora, anche le card sono troppo carine. Eccole qua. Queste. No, scusate, è che io butto l'occhio qui sulle cose, guardate che bello, post-it a forma di agenda, spettacolo. No, sono bellissimi, da dove? Eccoli qua, guardate che belli, stupendo. Poi qui dentro ci saranno gli adesivi. Oh, mi dispiace rovinare tutto. Sì, i soliti 4 foglietti di adesivi. Ok. E per ultimo, no, mancano due cose, c'è il rotolino di washi tape e questo inserto, che è un formato, io adesso avevo quello di Coco, l'ho messo a posto, aspettate, recupero pure quello. Allora, se Coco era personal, questo è personal pure lui, perfetto, ok, formato personal, vediamo dentro, bianco, semplice, carta color crema, pesantezza media, una cosa normale, non è proprio floscia floscia, carino, bellino, quindi questo andrebbe bene insomma su un bel Travelers, bellissimo, posso tirare un sospiro di sollievo perché sono veramente contenta di aver ricevuto questo kit. No, guardate cosa sono questi post-it, bellissimo. Ok, io ho finito anche con questo, perdonate il ritardo, ma ovviamente non dipende da me, io ci tenevo comunque a mostrarvelo e niente, io adesso mi metto in attesa di quello di febbraio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!